Il dottor Ernesto Burgio, medico pediatra che è responsabile, è un membro del consiglio scientifico dell'Istituto di Ricerca di Bruxelles sul rapporto tra il cancro e l'ambiente, ECERI, Istituto ECERI, e ci parlerà, farà la lezione magistrale La rivoluzione epigenetica nell'era dell'inquinamento. Sono le 2:30 esatte, bene, alle 25 mi dite. C'è troppe cose. Si può spegnere un po' di luci qua? Si può fare come oggi, che spegniamo queste qui che sono veramente troppo forti. Dipende dalla videocamera. No, ma si era riusciti oggi, perché ecco, perfetto, già molto meglio. Bene, tutti sapete cos'è l'epigenetica. Perché io ho sentito delle relazioni meravigliose stamattina e a questo punto cosa devo fare, cosa posso aggiungere? Marcus ha finito la sua bellissima relazione dicendo: l'importante è non vi dovete scervellare su quello che sono i meccanismi patogenetici, dovete affidarvi a una serie di dati che dovete integrare e che vi permetteranno di capire, questo è il punto, la situazione sistemica dell'organismo, non i dettagli, non i sintomi, non arrivare a fare una tra virgolette diagnosi, ma riuscire a capire in che condizione generale si trova la persona che ho di fronte. Non solo. Il secondo consiglio è, Alessandro, se puoi, grazie, il secondo consiglio è: usate questi dati periodicamente, perché la condizione dell'organismo che ho di fronte cambia continuamente e SEDRIVE può diventare uno strumento per fare un follow up nel tempo, non del singolo sintomo, non della cosiddetta diagnosi accademica, ma del modo in cui quel sistema che ho di fronte, che è un organismo, ma che è più di questo, perché ovviamente tutte le relazioni tra quello che noi chiamiamo coscienza, mente, psiche, cervello, soma, sono implicate in un discorso globale. Ieri ci eravamo trovati, questo ancora lo raccontava Marcus, proprio a ragionare su stiamo parlando di una rivoluzione epigenetica, lo vedete scritto da tutte le parti, ma in che cosa consiste questa trasformazione radicale del paradigma dominante? Nel modello dominante la medicina vede nelle cosiddette malattie, trasformate in realtà quasi ontologiche, definite sulla base, bene o male, di meccanismi patogenetici ipotetici, solo in parte dimostrati, essenzialmente legati all'ultima fase della situazione che noi chiamiamo malattia e non a tutto il percorso che l'ha determinata e non a tutti i determinanti, quindi riduttivamente e in modo riduzionista si fanno risalire le malattie a una sorta di incidente biologico o addirittura alcune volte di incidente genetico. Questo è un errore fondamentale, lo stiamo vedendo soprattutto nel cancro. L'idea che il cancro sia un incidente genetico legato a mutazioni stocastiche del DNA che si vanno accumulando è un errore clamoroso che ci impedisce di affrontare il cancro. Perché noi come affrontiamo il cancro? Bombardandolo, come se fosse un nemico che si è creato perché il DNA sbaglia. Allora, il primo punto che dobbiamo portare a casa è: il DNA non sbaglia. Il DNA ha 4 miliardi di anni, ha messo in campo tantissimi meccanismi, e questa è la prima volta che nomino la parola epigenetici, per difendersi. Riesce a farlo perché il DNA non è la sequenza lineare delle basi che noi abbiamo studiato in Progetto Genoma, ma è un sistema incredibilmente complesso che è in ogni nostra cellula e che è in grado di ricevere l'informazione e di trasformarsi di conseguenza, organizzando continuamente quello che è la cellula, il tessuto, l'organo, l'intero sistema.
Quindi, primo punto, quando parliamo di rivoluzione epigenetica, significa dimentichiamoci la vecchia genetica lineare, dimentichiamo la logica della mutazione come errore, immaginiamo un sistema che, come tutto in natura, ha una capacità di reagire, di trasformarsi, di auto-organizzarsi. L'epigenetica è lo studio del sistema molecolare che trova adattamenti, difensivo-reattivi adattativi. Questo è il primo punto. Ma a questo punto, ed era la seconda domanda che ci siamo posti ieri, non abbiamo trovato una risposta definitiva, ma capite che qui è il cuore, ma allora a che cosa reagisce questo sistema? All'energia? Alla materia? Stamattina non lo vedo, Pier Giorgio c'è ancora, Spaggiari? Parlava di materia e energia, c'è qualcosa in più della materia e dell'energia nell'universo, c'è l'informazione. L'informazione è solo il prodotto di qualcosa che avviene nella mente dell'uomo? La coscienza è solo una proprietà emergente della materia e in particolare del cervello umano? Secondo i più grandi fisici teorici del XX secolo, Max Planck, Schrödinger, Dirac, fino a David Bohm, se ce la faccio vi accenno un attimo a questo, la coscienza è la proprietà fondamentale dell'universo. Le informazioni sono parte della realtà in cui viviamo. La materia e l'energia derivano dalla coscienza. Capite che è totalmente diverso da quello che si insegna nelle scuole, nelle università e a maggior ragione nell'ambito biomedico, dove di tutto questo si tiene poco conto. Quindi rivoluzione epigenetica significa anche chiedersi che cos'è l'informazione. L'informazione è qualcosa che si è venuta a formare casualmente nel cosiddetto DNA e che decide quello che è il programma di base per la costruzione del nostro organismo. O l'informazione è qualcosa che noi riceviamo e sulla base della quale il nostro organismo cerca continuamente di riorientare il suo percorso, trovando adattamenti appunto epigenetici. Quindi capite che è l'opposto di quello che normalmente si pensa. Lo possiamo sintetizzare dicendo che il flusso dell'informazione non va in modo centrifugo dal DNA al fenotipo. Vi ricordate il dogma di Crick? From DNA to RNA to proteins, but never backwards. 1971, preistoria, non è così. L'informazione va verso il sistema e il sistema trova adattamenti essenzialmente epigenetici, ne ha le capacità, ha imparato da 4 miliardi di anni. Ma allora se sbaglia, è perché lui non ha disimparato? È perché accumula mutazioni perché non sa più lavorare? O è perché noi abbiamo inserito in tutta la biosfera, in tutta l'ecosfera, in tutto quello che noi chiamavamo etere, continuiamo a chiamarlo etere che c'è comodo per ragionare in questi termini, una marea di informazioni che prima non c'erano, per cui di fatto questo meccanismo meraviglioso che per milioni, miliardi di anni ha funzionato, comincia a essere, diciamo, disturbato. Allora, io devo cercare in un'ora di sintetizzare quello che ha detto Spaggiari, quello che ha detto Marcus, quello che hanno detto gli altri relatori e quello che verrà detto in qualche modo, posso capire e intuire, sulla base di questa domanda fondamentale. L'informazione che arriva sul sistema viene integrata e processata dal sistema a tanti livelli, a livello cellulare, a livello di tessuto, a livello di organo, a livello di sistema, psico, neuro, immuno, endocrino, quindi a tutti i livelli, viene processata e trasformata in qualcosa che diventa informazione centrifuga, d'accordo? Cioè questo è il punto, l'informazione viene dall'esterno, viene processata e trasformata significa che trasforma a sua volta il fenotipo, quindi non è il DNA. Il DNA è solo un database, ed è un database che è quasi uguale in tutti noi, questo lo sappiamo. 98,99% del 98,7% del nostro DNA è quasi identico a quello dello scimpanzé. Soprattutto nella parte codificante le proteine, che è quella più conservata nei miliardi di anni. Le proteine che noi produciamo in buona parte sono molto simili a quelle non solo del topo, che possiamo anche capirlo, perché i mammiferi sono abbastanza vicini ai primati, noi siamo mammiferi, ma della Drosophila melanogaster, che è il moscerino della frutta, e del Caenorhabditis elegans, che è un vermino di pochi micron. Quindi non era quella la parte importante. Diteglielo. Cioè, diteglielo. Perché non è possibile che ancora si continui a ragionare in termini di DNA che produce proteine e che essenzialmente lì c'è il segreto, per cui se noi capiremo le mutazioni e gli errori del DNA, noi capiremo come curare le malattie, terapia genica e farmaci intelligenti. Basta.
Quindi noi siamo qui per trovare un'alternativa, ma un'alternativa reale, sia sul piano diagnostico, sia sul piano preventivo, sia sul piano terapeutico, che non sia per niente basata su questo modellino riduzionista che insegnano in tutte le università del mondo. Primo, respiro. No, è veramente questo. Quindi noi stiamo qui per cercare di capire insieme, io lo dico, non è che l'abbiamo capito, però di capire insieme che deve cambiare tutto, che non si può più ragionare in quel modo, adesso vediamo come. Allora, come lo possiamo fare in meno di un'ora? A questo punto ho già bruciato i primi 6 minuti. Io ho provato a sintetizzarlo così, mettendo insieme alcuni congressi recenti. Questo era un congresso internazionale che noi facciamo ogni anno, siamo in gruppo di scienziati un po' eterodossi, come vedete, lo si vede già dalle facce, no? Che sono abbastanza eretici. Questo sono io 20 anni fa, non so perché continuano a mettere questa foto. Questo invece è Gianfranco Tajana, che è un embriologo bravissimo con cui lavoro da alcuni anni, adesso è professore emerito di embriologia all'Università di Napoli. Lo cito perché alcune delle diapositive le abbiamo fatte insieme, sono anche molte, alcune delle diapositive che vedrete sono anche sue. Lui dice sempre: voi medici, voi pediatri addirittura, siete dei geriatri. Non è una battuta. La parte più importante della nostra vita avviene 9 mesi prima della nascita. Il pediatra arriva già tardi, immaginiamo gli altri. Questo è il secondo passaggio fondamentale. Quello che abbiamo sentito stamattina è importantissimo, ma la programmazione disturbata comincia molto prima. E allora io oggi ho pensato, per capire insieme che cos'è l'epigenetica rispetto alla genetica, partiamo di là. Il titolo, come vedete, era Neurodevelopmental Disorders in a Hypertech World, significa grosso modo cosa sta succedendo in un mondo hypertech per cui aumentano i disturbi del neurosviluppo. Ma non aumentano solo i disturbi del neurosviluppo, io mi concentro su quelli perché sono emblematici. Va bene? Questa era un po' la premessa, ora cominciamo. Rapidamente, perché le diapositive sono troppe. Un'altra però piccola premessa. Un mese fa, circa, non mi ricordo più, sì, anche un po' di più di un mese fa, mi invitano, dove? In Vaticano, al Sinodo dell'Amazzonia, a parlare con un titolo strano, non l'ho inventato io, ovviamente non l'ho scelto io. Io chiamo, ovviamente, a questo rettore di questo collegio pontificio, dice: ma gli ho chiesto, ma perché mi avete invitato a parlare nel Sinodo dell'Amazzonia? Dice: guardi, noi la seguiamo da anni, che un po' mi ha preoccupato, devo dire. Comunque, vabbè, me li sono immaginati in qualche modo. E soprattutto perché a noi interessa enormemente, perché io non posso entrare nei dettagli, mi hanno tenuto fino alle ore 23 di sera a parlare di quello che sta succedendo nell'Amazzonia come luogo emblematico dello stupro del pianeta da parte di psicopatici come, e qui non metto i nomi, ma quella sera sono venuti fuori tutti, che stanno disintegrando il pianeta. Come si può pensare che la nostra salute sia in qualche modo vada verso il miglioramento se non si impedisce a questi pazzi di distruggere tutto? Quindi diventa un discorso, anche se vogliamo, politico. E anche, va bene, premesse, adesso entriamo nei dettagli. Cosa sta succedendo nella salute umana? Stanno aumentando i disturbi del neurosviluppo? No, stanno aumentando tutte le patologie croniche, infiammatorie e tumorali. Giustamente Marcus ha fatto vedere come l'infiammazione c'è sempre, ma è uno degli ingredienti. Quello che c'è sempre è una programmazione alterata dei tessuti. Questo è la base. Sempre più chiaramente significa, questo è epigenetica disturbata, quel software viene a formarsi in maniera non corretta, soprattutto nella prima fase della vita, ma poi per l'intero percorso che noi facciamo. Io utilizzo oggi il sistema nervoso centrale perché è quello in cui si capisce meglio la differenza tra genetica ed epigenetica, proprio perché, come voi sapete, noi siamo geneticamente tutti praticamente uguali, giusto, l'abbiamo detto prima, 99%, epigeneticamente tutti diversi, d'accordo? Perché la genetica è il prodotto della filogenesi, miliardi di anni, è quasi uguale in tutti noi, l'epigenetica è il prodotto dell'ontogenesi individuale, quindi è diversa in tutti noi, ma c'è una parte che è ancora più diversa, che sono le reti neuronali, il connettoma, quello che veramente ci fa diversi, nel bene e nel male ovviamente, perché non tutti usano il connettoma nel modo migliore, cioè le reti neuronali sono state chiamate con un neologismo non bello, connettoma, cioè quello che connette tutto. Allora, quello che a noi interessa è: ma questo connettoma, questo epigenoma, si forma veramente in parte su base genetica, come ci dicono, al punto tale che continuano a ripeterci, guardate, il 90% non della letteratura
di bassa lega, della letteratura scientifica del mondo. Vi continuo a dire che l'autismo è essenzialmente genetica, la schizofrenia è essenzialmente genetica, le malattie neurodegenerative è essenzialmente genetica, il cancro è essenzialmente genetica. Cioè il DNA che è impazzito. Cioè, questo, speriamo che abbiano torto, diteglielo però, perché veramente non lo vogliono capire. Perché gli investimenti sono talmente grandi in quel settore che non vogliono capire che per fortuna non è il DNA che sta sbagliando, che lo stiamo bombardando. Quindi le malattie, e questo è il terzo messaggio, non sono incidenti biologici, ma sono la conseguenza del tentativo dei nostri organi, tessuti, cellule, genoma ed epigenoma compreso, di reagire per difendersi. E ora lo vediamo insieme. Quindi la premessa, spero che sia stata chiara, spero di riuscire a farlo capire in 50 minuti. Guardiamo rapidissimamente, perché non entro nei dettagli, epidemia globale di obesità, tutti lo sappiamo, diabete secondo, è stato ricordato anche questo da Marcus stamattina, ma stiamo entrando anche il diabete primo. Il diabete primo non è una malattia metabolica infiammatoria, è una malattia autoimmune, in cui spesso il pancreas viene distrutto da autoanticorpi già nei primi anni di vita, quindi... e stanno aumentando significativamente. Cancro, una persona su due fa un cancro in Europa oggi, lo sapete, ma il cancro non aumenta negli anziani. Se fosse un accumulo di mutazioni stocastiche continuerebbe a aumentare negli anziani, aumenta nei bambini, aumenta negli adolescenti, nei giovanissimi, quindi non è un accumulo di mutazioni stocastiche. Il colon cancer era una malattia rara 40 anni fa, è diventato il secondo big killer in 30 anni, non è errori stocastici, questa parola stocastici, capite? Comincia a diventare interessante, perché veramente quasi autoironica, l'hanno inventata ed è quasi autoironica. Ma stanno aumentando soprattutto, e su questo ci concentriamo oggi, i disturbi del neurosviluppo, guardate qui, i disturbi di spettro autistico, ora veramente questi dati li vediamo un po' rapidamente, e le malattie neurodegenerative. Questa è l'obesità. Negli anni 80, quando io facevo il pediatra, noi non vedevamo un bambino obeso. Questo era la Prader-Willi. Nei libri di pediatria l'obesità era una malattia genetica. Oggi in Italia un bambino su 10 è patologicamente obeso, uno su 20, il doppio, grosso modo negli Stati Uniti. A Napoli un bambino su 5 oggi ha un'obesità patologica, cioè un'endocrinopatia sistemica in cui non funzionano ipotalamo, ipofisi, surrene, tessuto adiposo, tessuto muscolare, non c'entra niente con quello che mangia il bambino. Chiaro questo? L'obesità non è una malattia da alimentazione sbagliata, casomai da alimentazione sbagliata dei genitori e dei nonni, e qui siamo già nell'ambito dell'epigenetica. Non posso soffermarmi, ma grosso modo questo è l'andamento anche delle patologie cosiddette allergiche e immunomediate. Questo è l'andamento, si parlava stamattina della celiachia, non è la celiachia che aumenta, la celiachia non aumenta, perché la celiachia è una malattia immunogenetica, c'ha questa base sul cromosoma 6, sistema maggiore di istocompatibilità, ci sono polimorfismi specifici che non possono cambiare nel tempo, è epigenetica perché sta cambiando ed è stato detto già da Marcus, c'è un leaking proteico legato, continuo, legato al fatto che c'è una leggera flogosi dell'epitelio gastroenterico e di altri epiteli fin dai primi anni della vita, c'è la gliadina che non è più quella di una volta e non è una battuta, e c'è un ecosistema microbico totalmente alterato, quindi tutti questi fattori epigenetici. Se noi andiamo a vedere il cancro, come dicevo prima, dove aumenta, e ovviamente non è il tema che oggi posso sviluppare, ma guardate che l'aumento massimo è tutto nel primo anno di vita, questo è Lancet, questo è il più grande studio europeo di ricerca sul cancro, questo è venuto fuori già nel 2004, lo sapevate voi che l'aumento del cancro è soprattutto nel primo anno di età? Non lo sapevate, penso, in buona parte, se lo sapevate è perché ve l'ho detto io qualche volta, perché ditelo anche ai nostri colleghi dell'Associazione Italiana di Oncologia Pediatrica, perché è come se non volesse entrare, forse hanno paura di vedere quello che sta succedendo. Non aumenta la leucemia linfoblastica acuta, che bene o male curiamo bene, aumentano i neuroblastomi, i rabdomiosarcomi, i linfomi dell'adolescenza, comunque giovanili, quindi dobbiamo capire che il paradigma non funziona in questo modo. Ed ecco finalmente il discorso sul disturbi del neurosviluppo. 2006, Lancet ancora una volta, c'è una pandemia silenziosa, sono due personaggi che scrivono un articolo che desta enorme scalpore, dicono c'è una pandemia silenziosa di disturbi del neurosviluppo, e dicono, il titolo è significativo, Developmental Neurotoxicity of Industrial Chemicals. Cioè qui ovviamente cade un tabù, ci dicono che è l'inquinamento industriale che sta causando questa roba e ci dicono guardate come sta aumentando
Io non entro nei dettagli, su ognuno di questi slide dovremmo riflettere a lungo, però guardate l'aumento dei suoi beni dello sviluppo, guardate il numero delle diagnosi negli Stati Uniti dal 92 al 2003, 10 volte di più. Guardate soprattutto come l'aumento dei disturbi di spettro autistico vada in relazione all'aumento delle altre patologie dell'infanzia. Quindi è molto specifica questa cosa. Non è solo un miglioramento delle diagnosi, non ci vengano a raccontare, perché vale per tutte le patologie il miglioramento della diagnosi. Guardate United Kingdom e United States, guardate come l'aumento è rapidissimo e non è lento, è progressivo. Non è il DNA che è impazzito di colpo, i dati dei CDC di Atlanta sono un bambino su 1500 nel 1980, uno su 68 nel 2014. Non è finita qua, perché nel frattempo i due nel 2014 scrivono un secondo articolo dopo 7 anni di polemiche in cui li hanno accusati di fare allarmismo, questo è tipico, su Lancet Neurology, fanno una rassegna e dicono: guardate, dove c'è inquinamento atmosferico e pesticidi c'è un raddoppio del raddoppio rispetto a quello che abbiamo detto noi. Quindi non solo verifica chiarissima, e ci dicono: guardate che nel frattempo stanno ancora aumentando, Gran Bretagna 1 su 59 nel 2014, United States 1 su 59, Pediatrics 2018 siamo arrivati a 1 su 40. Ma le sapevate queste cose? Cioè è pazzesca sta roba, stiamo parlando da un bambino a 2000 o su 1500, 30 anni fa, un bambino su 40. Cosa sta succedendo? Può essere il DNA impazzito? No, quindi non è genetica. Quindi c'è qualcosa che sta disturbando qualcosa. Adesso dobbiamo veramente capire, primo, che cos'è che sta disturbando? Secondo, come mai le reti neuronali si stanno disturbando in questo modo? È fondamentale, se no non riusciamo a intercettare. E questi continuano a scrivere. New Genetic Risk Factor, 2017. E ancora, Whole Genome Sequencing Identifies New Genetic Signature, 2017. E ancora, Autism Genetic Study Calls Attention to, eccetera, eccetera. Cioè, continuano a parlare di genetica. Non solo, addirittura siamo arrivati su JAMA Psychiatry, su JAMA Pediatrics, no, Psychiatry, a luglio, abbiamo risposto a questo articolo che è veramente una roba da non credere, in cui dicono, siccome noi vediamo che in famiglia aumenta molto, cioè nelle stesse famiglie c'è un aumento di queste patologie, allora è genetica. Ma stiamo scherzando. Nelle famiglie c'è l'ambiente comune, cioè spesso i fratellini hanno la stessa situazione ambientale in utero, lo stress materno-fetale è fondamentale, la placenta spesso è la stessa. Questa qui è tutta epigenetica, non è genetica. Ecco, diteglielo, perché non è presa neanche in considerazione. Loro scrivono che gli effetti materni-fetali sono dell'1%. Cioè, veramente, ma è volontà di nascondere le cose o è volontà di non capire? Noi vediamo che stanno aumentando tutti i disturbi del neurosviluppo, guardate i disturbi dell'umore, guardate la depressione giovanile con un numero di suicidi impressionante negli Stati Uniti, anche questo lo sapevate, no? La depressione colpisce una persona su 9 negli Stati Uniti. No, questi sono in terapia per depressione major, e spesso da anni, tutti consapevoli che la terapia non serve a curare la malattia, serve perché non se ne può fare a meno, se no succede un disastro nella vita di quella persona, ma il disastro rimane sotto traccia, come giustamente ieri diceva il collega neuropsichiatra, che è fondamentale affrontare in maniera diversa queste cose, siamo qui per questo. Allora, ancora una volta, cosa sta succedendo a questa umanità che insomma sta distruggendo non solo il pianeta, il clima, eccetera, ma che rischia di fare suicidio? Questo ci sta a cuore, questo problema. Ci sta a cuore per noi, per i nostri figli, non è retorica, per le nostre eventuali generazioni future. Guardate i trend che ci danno ufficiali sull'Alzheimer. Sull'Alzheimer ci dicono che noi siamo arrivati, vedete, 2020 qui e che nel 2050 saremo qua. Sapete i dati dell'Alzheimer quali sono, grosso modo, in Italia? 1.300.000 diagnosi di Alzheimer circa, su una popolazione di 57 milioni di abitanti. L'Alzheimer 50 anni fa era una malattia rarissima, nelle autopsie non c'era praticamente. Quindi questa storia, vabbè, ma la beta-amiloide ci mette tanti anni ad accumularsi, se aumenta l'automedia e aumenta l'Alzheimer. Non è vero nulla. I nostri novantenni e centenni, mia nonna aveva 106 anni, giocava a scacchi. Cioè, non aveva altro che Alzheimer. Quelli che arrivavano a 100 anni erano fantastici. Quindi cosa stiamo combinando a noi stessi? Questo è il problema, non è genetica. Ora, finalmente, posso togliermi la giacca? Io faccio sempre. In questo discorso. Allora.
ecco, a prenderle, per esempio. Questa è Martinica. In Martinica è un'isoletta meravigliosa, ci sono stato 4 volte, invidiatemi pure, ma io sono andato perché mi hanno invitato come SERI, come istituto di ricerca sul cancro di Bruxelles, a verificare una cosa veramente drammatica che sta avvenendo in Martinica. Questo era il primo congresso sulle origini epigenetiche delle malattie a Londra nel 2017. Vado in fretta, vi dico soltanto che in Martinica c'è il record mondiale di carcinoma della prostata, record mondiale, in un'isoletta piccolissima, c'è un aumento continuo di diabete e di disturbi di spettro autistico. Ovviamente avevo fatto un piccolo editoriale per dire: guardate che questa non è genetica, è epigenetica. Avevo detto: ma andiamo a vedere cosa c'è nelle placente, e vi dico subito cosa abbiamo trovato nelle placente. Nella poca letteratura del mondo che fa vedere cosa c'è nelle placente, ci sono 700 molecole epigenotossiche in tutte le placente dove si è cercato con spettrometria di massa quello che c'è dentro. Allora siamo andati appunto in Martinica, e in Martinica abbiamo fatto questo, scusate, vado un po' in fretta se non ce la facciamo, abbiamo trovato da tutte le parti una molecola che si chiama clordecon, che è cosiddetto endocrine disruptors, no? perturbatore endocrino negli anziani, che siamo alcuni di noi, negli adulti, che siamo la gran parte di noi, ma già negli adolescenti e nei bambini è un po' di più, ma soprattutto nel feto e nel bambino piccolo. Il perturbatore endocrino non è un perturbatore endocrino, nei primi mesi di vita è una molecola mimetica che agisce da pseudomorfogeno, quindi agisce sulla differenziazione delle cellule, sulla migrazione delle cellule, manda segnali che sono diversi da quelli che dovrebbero essere. Capite cosa sta succedendo in Martinica? Perché la clordecon è una molecola abbastanza simile alla diossina di Seveso, che è lì da 30 anni in tutte le catene alimentari, perché l'hanno usato i francesi, le compagnie bananiere. Ecco perché dicevo, casomai le prendo, perché ovviamente i francesi non erano contenti quando abbiamo trovato questa cosa. Noi abbiamo comunicato, è arrivato alla Commissione Europea, che ha definito questa situazione della Martinica grave, hanno tolto la clordecon, ma il problema è che tolgono la clordecon e ne mettono un'altra molecola che è peggio della clordecon. Questo è uno dei problemi. L'altro è che la clordecon rimane 30 anni nelle catene alimentari. Capite la difficoltà di affrontare quello di cui stiamo parlando? Noi troviamo in Martinica, ma adesso anche in Italia, placente a crete, in crete per crete. Cosa significa placenta a creta o addirittura per creta? Significa una placenta invasiva. La placenta non è un organo banale, è l'organo che in buona parte il feto costruisce per andare a prendere informazioni, oltre che ossigeno e nutrizione dalla madre. Si programma sulla base di quello che riceve. Se diventa invasiva vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. In Martinica c'è un tasso enorme di prematurità, vuol dire che non funziona qualcosa. Che cosa? Marcus è uscito, peccato, perché qui non funziona proprio la tolleranza materno-fetale. È un problema in qualche misura immunologico, ma immunologico di base, perché il feto è un allotrapianto, quindi la madre, per tollerarlo, deve essere in condizioni ideali, e il feto deve essere in condizioni ideali, se no a un certo punto uno ne fa più a stare là dentro o lei non ce la fa più a tenerlo. Questo sta avvenendo. Allora, sulla base di questo, finalmente i francesi, alcuni corretti, hanno fatto un articolo in cui hanno detto: sì, hanno ragione, è vero, dobbiamo togliere la clordecon è stata tolta. Abbiamo chiesto al Ministero della Salute, anche in Italia, di fare un'indagine, e abbiamo cominciato, perché abbiamo avuto miracolosamente un primo finanziamento per fare un'indagine a partire da Taranto, per vedere spettrometria di massa, immunoistochimica delle placente, epigenetica e metabolomica. Non abbiamo ancora raccolto una sola placenta a Taranto, non per nostra volontà ovviamente, non siamo ancora riusciti. Vabbè, abbiamo raccolto placente a Pisa, abbiamo raccolto placente a Milano, speriamo di raccogliere anche a Taranto. Perché? Perché l'idea è vedere i bambini del quartiere Tamburi, che sono quelli che vivono di fronte all'Ilva, e quelli che invece vivono o nascono 10 km di distanza, e vedere la differenza. Ecco, questa è l'epigenetica che dovremmo riuscire a fare, e se DRAI funziona, benissimo, se funziona noi cercheremo in tutti i modi di far capire, ed è interesse perfino dell'ILVA, se vogliamo, non si sa bene chi sia oggi l'ILVA, ma insomma in generale dell'inquinatore avere degli strumenti che gli permettano di capire quello che sta succedendo e di fare il follow up per poter ridurre l'esposizione e in qualche modo dare dei biomarcatori di esposizione. Capite che il discorso è... non è una lotta contro qualcuno, è una consapevolezza che speriamo in qualche modo di rendere comune. Ovviamente non è facilissimo, per questo vi dicevo che ancora non siamo riusciti neanche a cominciare su Taranto. Comunque noi non desistiamo
e speriamo di andare avanti. Allora, tutto questo, in questa slide che qualcuno ha visto 10 volte e mi deve perdonare, ma per me è un'esigenza, cosa cambia? Sono 7 parole chiave per capire questa rivoluzione, per come io cerco un po' di proporla. Cosa cambia dal DNA, dalla genetica lineare, dall'idea che nel DNA c'è scritto il nostro programma per la costruzione dell'organismo, a quello che è invece il software epigenetico? Cambia tutto, perché questo si eredita da milioni di anni e non cambia. Mentre l'epigenoma, il software, si forma sulla base delle informazioni che arrivano attraverso la madre, attraverso la placenta, al feto, e si chiama fetal programming, e poi per tutta la vita, ma soprattutto nella fase di plasticità massima, che sono i primi 1000 giorni, e poi comunque nella prima fase della vita. Quella è la fase in cui si forma l'epigenoma delle nostre cellule, ed è lì che bisogna lavorare e avere dei biomarcatori di esposizione, di rischio, e fare il follow up, perché altrimenti non cambieremo la realtà. Perché questo soggetto non è il prodotto del fatto, come si vede qui in maniera un po' semplicistica, che beve Coca-Cola o mangia schifezze. Certo, magari lo fa anche. Ma la gran parte di questi soggetti, che negli Stati Uniti sono diventati non più l'8% come 30 anni fa, ma il 36%, 36% è un paese che non ha solo il problema Trump. Trump è l'emblema, il simbolo di un problema più generale. Perché se avete 35% di persone con un'endocrinopatia sistemica, che quindi faranno tutta una serie di altre patologie, il sistema sanitario è scoppiato da 20 anni. Infatti chi ha soldi si fa curare, gli altri no, per esempio. Vabbè, comunque, questo era un passant, ma per intenderci, tutto questo dilagare, questa vera e propria transizione epidemiologica, per cui stanno aumentando in tutto il nord del mondo tutte le patologie infiammatorie croniche, degenerative, tumorali, tutte probabilmente hanno la stessa origine, ed è epigenetica. Capite perché la parola epigenetica è la parola per capire l'essenza di una biomedicina diversa, addirittura, non ho il tempo di farvelo vedere, ma di una biologia evoluzionistica diversa. Perché il modellino di Darwin, secondo cui è un ente metafisico che si chiama natural selection a decidere come evolvano le specie, va bene nei milioni di anni, ed è fasullo comunque, ma non va bene per quello che sta succedendo, per questa disevoluzione. Aveva ragione Lamarck. Lamarck, poverino, che era un naturalista, è stato abbandonato e dimenticato perfino dai francesi, ma aveva ragione lui, cioè gli organismi cercano di adattarsi, si trasformano con meccanismi che adesso sappiamo essere epigenetici e si trasmettono i caratteri. Ma insomma, anche qui non posso andare nei dettagli. E come fanno? Che cos'è l'epigenoma? Allora, adesso sì, insomma, in qualche modo vi faccio vedere, non è solo le metilazioni del DNA, c'è addirittura tutto un software che si apre e chiude continuamente in ogni nostra cellula. Allora, come ce lo possiamo immaginare? Come ve lo potete immaginare? Arrivano informazioni ogni millisecondo da tutte le parti, chimiche, fisiche, poi ne parleranno i nostri colleghi. I campi elettromagnetici sono informazioni, e io, se ho il tempo, vi faccio vedere che noi usiamo campi elettromagnetici endogeni per definire quali cellule si devono differenziare e come. Per cui ogni campo elettromagnetico nuovo sono frequenze che non c'erano nell'etere e che vanno a interferire sui campi elettromagnetici che vengono prodotti dal DNA e che vengono usati dai tessuti stessi da miliardi di anni. Allora, come avviene tutto questo mistero? Avviene col fatto, qui è semplificato ovviamente, che ci sono pezzi. Allora, questo è il DNA, immaginate 2 metri di DNA in 3 micron. In ogni cellula, trilioni di cellule, ognuno col suo software. Questo software epigenetico è, apriamo il DNA, 2 metri di DNA, che sono le 2 spirali che abbiamo già visto stamattina varie volte, ma il mistero è, ma come fa il DNA ad aprirsi, chiudersi, esprimersi, ripararsi ogni millisecondo sulla base delle informazioni che arrivano e in modo utile non a se stesso, non alla cellula, ma all'intero tessuto e all'intero organismo? Questo è il problema. Millisecondi arriva l'informazione, millisecondi arriva la risposta. Perché? Perché cambia tutto il software continuamente, perché se a un certo punto, questo è l'istone terzo, che è uno dei principali, queste proteine si chiamano istoni, vengono ancora descritte come lo scheletro del DNA, non sono lo scheletro del DNA, sono la parte più sensibile, sono dei veri sensori. Ogni volta che arriva un'informazione si può aprire o chiudere il DNA e lavorare in un modo diverso a secondo se l'informazione è giusta o sbagliata. E qual è quella giusta? Quella naturale, quella per cui è tarato il sistema da milioni di anni. E se noi bombardiamo con informazioni che prima non c'erano, che fa il sistema? Cerca di trovare adattamenti. Elementare Watson. Sì, ma non Watson, quello di Watson e Crick, eh?
perché veramente quello non ci aveva capito nulla. Quando si fanno ancora le foto in cui si vede Watson e Crick, a me vengono i brividi, perché che si possa ancora credere che sia il DNA con le sue sequenze e quei suoi errori a dominare la scena, quando ormai la biologia molecolare fa capire che in ogni cellula c'è un microcomputer, chiamiamolo così per semplicità, che ha la capacità di processare in diretta l'informazione e di trasformare non solo la cellula, ma l'intero tessuto e organismo in diretta sulla base delle informazioni che arrivano. È pazzesco che si continui a pensare alla sequenza. Allora, a quel punto, immaginiamolo così, questo è il core e poi c'è tutto un insieme di enzimi che lavorano e sono le metiltrasferasi, le acetiltrasferasi, le metil eccetera eccetera eccetera, che vanno a marcare tutto questo, ma che è il DNA stesso che produce sulla base di quello che gli serve. Ma soprattutto il DNA per l'1,5% produce le proteine. Quello che è stato studiato in progetto Genoma, quello che si continua a insegnare come la parte importante dell'espressione genica, è l'1,5%. Il 98,5% del DNA non produce proteine e in buona parte produce microRNAs, non RNA messaggeri, piccoli RNA, come vengono descritti come quelli che vanno in alcuni casi a modulare la traduzione finale. Non è vero niente. Sono dei piccoli ingegneri, un genio, Jim Shapiro, un altro, matti, tutti eretici, tutti bollati, addirittura qualcuno cacciato dalle università. Da 20 anni fa vedere che i microRNA sono dei piccoli ingegneri che fanno miracoli, perché altrimenti saremmo già tutti morti, non esagero. Cioè, perché questi vanno letteralmente a muovere le sequenze mobili, a cercare adattamenti, ma chiaramente il genoma dopo un po' ne fa più. Di dovere continuamente trasformarsi per adattarsi, trasformarsi per trovare soluzioni molecolari, soprattutto in questa fase della vita, quando tutto si programma. Ecco qui l'altra slide che faccio vedere sempre, scusatemi chi l'ha vista 1000 volte. Noi siamo questo, noi siamo un clone cellulare che nasce da un'unica cellula che è lo zigote, il DNA viene, come tutti sanno, dallo spermatozoo e dall'ovulo, il DNA rimane per tutta la vita, quello di base, identico in tutte le cellule, identico, trilioni di cellule, hanno tutte lo stesso DNA, hanno tutto un software epigenetico. Il fatto che siano così diverse queste due cellule, ve lo dico ovviamente semplificando al massimo, è perché hanno avuto un percorso diverso. Cioè dallo zigote vengono fuori le cellule multipotenti, poi le cellule via via differenziate, non sono parole. Questo è il cuore del discorso che dobbiamo capire insieme. Come fa un neuroblasto e un linfoblasto, che sono cellule multipotenti, derivate dallo zigote, che sono praticamente identiche, a diventare uno un linfocita e uno un neurone? Fa perché il linfocita, il linfoblasto, va nel midollo, va nel timo, riceve una serie di informazioni, gli antigeni, self e non self. Semplificato è così. Nel timo diventerà linfocita T, nel midollo diventerà linfocita B, plasmacellula, formerà anticorpi specifici, d'accordo? Come? Silenziando, metilando la gran parte del genoma, tutta epigenetica di base. Dopodiché attiva le sequenze sui cromosomi 2, 14, 22, fa anticorpi, tutti i linfocitini che derivano da questo fanno quella cosa, sono cellule differenziate. Che cosa succede al neuroblasto? Questo invece migra, adesso lo vediamo perché questa è la parte che ho pensato di farvi vedere come esemplificazione di tutto questo discorso. Il neuroblasto, che è uguale al linfoblasto inizialmente, migra dalla parte profonda del cervello, che è la zona di neurogenesi, deve migrare sulla base di tutti gli input che devono arrivare, che sono i morfogeni veri, che gli dicono dove deve andare, cosa deve fare, e lui comincia a comunicare. E ogni comunicazione nei miliardi di cellule che stanno migrando insieme significa spina dendritica, collegamento, rete neuronale. E quando nasce un neonato, ha 30 miliardi di neuroni collegati ognuno da 2500 sinapsi nella sola corteccia, capite? Epigenetica, non c'è niente di genetica, nel DNA non c'è scritto dove ne devono andare, nel DNA ci sono le basi generali per costruire l'organo, il DNA domina la prima fase che è l'embriogenesi, ma dal giorno in cui comincia la differenziazione delle cellule, lì comincia l'epigenetica e l'embrione diventa feto, lo abbiamo insegnato per 40 anni, però non si sa perché non si collega, qualcuno non vuole collegare, allora adesso cerchiamo da uno schema di vedere proprio quello che avviene nel nostro cervello, nella nostra rete neuronale, che poi è la parte più importante. Allora, il DNA è uguale in tutti noi, d'accordo fin qui? È il prodotto della filogenesi? Non cambia, cambia raramente solo in alcune popolazioni cellulari. Il prodotto è l'hardware, che è il cervello, che è uguale in tutti noi.
D'accordo su questo. Ogni nostro cervello ha l'area frontale, l'area parietale, l'area occipitale, tutte fanno le stesse cose. Sarebbe un casino se non fosse così. Tutto questo è genetica. Questo non fa le differenze che vediamo. Quello che fa le differenze, cioè le varietà infinita nel bene e nel male, continuo a dirlo, delle nostre individualità, è il software. Quindi l'epigenoma a livello molecolare, il connettoma, cioè le reti neuronali, a livello, diciamo, macroscopico. Questa è la parte del fenotipo che ci deve interessare, perché è qui che abbiamo le variazioni, sia positive che negative. Quando aumentano i disturbi del neurosviluppo, non è il cervello che si è danneggiato, non è il DNA che si è... non lo capiscono perché non lo vogliono capire. È questo che sta cambiando, perché è bombardato. Dobbiamo capire da cosa e dobbiamo capire cosa possiamo fare. Ora, finalmente, vediamo le tappe. Queste sono i giorni, vedete, c'è scritto post-conceptional days e weeks. Non ho il tempo, però vi dico rapidamente, la neurogenesi comincia qui, intorno al 50° giorno. La sinaptogenesi comincia abbastanza presto, intorno al 2° mese. Da quel momento vuol dire che la corteccia è in grado di fare epigeneticamente le reti neuronali e comincia il gioco. E adesso lo vediamo in dettaglio. Che cos'è l'esposoma? L'esposoma è, lo aveva accennato qualcuno stamattina, l'esposoma sono tutte le influenze che vengono dall'ambiente e che spingono questo enorme sistema complesso, ormai si parla di ologenoma, perché anche il microbioma fa parte di tutto questo, l'ologenoma a modificarsi. Come fa? Allora, neurogenesi, le staminali devono diventare cellule più o meno via via, sempre più differenziate. Le staminali ce le immaginiamo al centro del cervello, non si vede benissimo perché non c'è forse un po' troppa luce. Comunque andiamo a vedere la niche, la nicchia delle cellule staminali. Nella cellula staminale devono arrivare una serie di informazioni, devono trasformarsi in cellule della glia e in neuroni. Non lo vedete bene, ma è qua. Come avviene tutto questo? La cellula di base, che è il neuroblasto, esce dalla fase di quiescenza, passa attraverso proliferazione, migrazione, differenziamento. Tutti i processi su base epigenetica. Meraviglioso, grazie. Questa è l'epigenetica, vedete, cambia l'informazione e finalmente vedete. Finora vedete, avete visto poco, avete più che altro sentito. Allora, questo processo bellissimo che adesso vedete con un po' più di... Allora, ricominciamo, mi date mezz'ora in più e ricominciamo tutto, sto scherzando. Allora, questi processi sono tutti su base epigenetica, vedete i segnali, le citochine di cui parlava Marcus, di cui parlavamo prima, le citochine nella fase iniziale della vita non sono molecole infiammatorie, sono molecole segnale che vengono usate dal sistema per poter evolvere, differenziarsi e migrare, e così anche i morfogeni. Vi ricordate la clordecon di poco fa? È uno pseudomorfogeno, cioè una molecola che entra qui e anziché far diventare questo processo come è stato per milioni di anni, lo disturba e così via. Tutta epigenetica. Ora il neurone di cui si è parlato stamattina, lo vedete? Non ve lo dovete immaginare come sui libri, stampato lì un circolino con i rami. No, il neurone è qualcosa di simile. È vita, è la vita, funziona così. È un ragno, lo vogliamo immaginare così. C'è stato un grande neuroscienziato che diceva: i neuroni ve li dovete immaginare come dei piccoli ragni che producono i sentieri su cui devono camminare. Tutto è epigenetica. Devono rispondere, hanno un sistema di navigazione interno che è uguale a quello delle vostre auto. O meglio, quello delle vostre auto è uguale a quello dei neuroni, perché è da lì che l'hanno capito. Capito fin qui come funziona? Cioè arrivano le informazioni, il sistema si tara via via e risponde. Tutti i segnali sono importanti, dove andare, a che velocità andare, secondo quali strategie collegarsi e comunicare tra di loro, tutto questo è epigenetica, non c'è scritto niente di questo nel DNA. Qualcuno che vi dice che il DNA è... no, il DNA di base non c'entra quasi nulla. Può entrarci nelle predisposizioni, in qualche patologia, ma conta per il 2%, la grandissima parte sono i segnali che arrivano qui. Se si forma il neurone, se comincia a percorrerla, se comincia a mandare informazioni corrette, perché si fa un epigenoma corretto. Anche qui non entro nei dettagli, ma l'avete capito il meccanismo. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che oltre ai morfogeni naturali che dicono quale strada formarsi e come camminarci, ci sono una marea di pseudomorfogeni, ed è come se voi vi trovaste così. Che fate? Scendete dalla macchina, non andate più avanti, perché la segnaletica è diventata così. Il neurone è più bravo di noi, le cellule da miliardi di anni hanno imparato, di fronte a una segnaletica di questo tipo, a cercare strade alternative. Ecco cosa sono le modifiche epigenetiche.
sono il tentativo di rispondere a una segnaletica che è diventata così, epigeneticamente, in maniera, tra virgolette, intelligente, per procedere nonostante tutto, capite? Però chiaramente con fatica, e stanno dilagando i disturbi, e i disturbi sono tentativi di adattarsi, di difendersi. Quindi basta con questa storia degli errori, non c'è un errore. Se queste stanno migrando, non è un cervello di un bambino ovviamente, ma di un topolino, che piaccia o meno bisogna farli questi studi, io lo dico con tristezza, ma se noi non li facciamo, come capiamo quello che succede? Applicate campi elettromagnetici di frequenza 900-1800 MHz e vedete che questi cominciano a cambiare direzione. Mettete qui una fonte da 5G, dopo un po' provate a fare così con le mani o a vedere cosa succede se uno vi spinge questa mano. Col 5G la mano va così, non resiste più. No, ve lo dico per farvelo capire quello che sta succedendo. Allora, se tutto questo è vero, e vi assicuro che noi lo vediamo in tutti i laboratori del mondo, lo descriviamo da 25-30 anni, lo sanno, perché lo sanno, tutto questo grosso modo si conclude nella sua fase iniziale, intorno al terzo anno, ma poi per tutta la vita deve succedere questo. Quello che vi sto raccontando, il pruning, no? Per questo quando Marcus stamattina diceva però ci vuole un follow up ogni 90 giorni, beh, il follow up è necessario, perché quello che io vi sto dicendo non è che vi cambia perché arriva l'informazione e vi cambia la rete neuronale, no, ma vi dà una serie di informazioni che vengono integrate, e queste cambiano le reti neuronali lentamente su vostra scelta, o meglio su scelta del vostro inconscio, stanotte, nei giorni successivi. Ma se quello avviene, avviene grazie al fatto che per milioni di anni abbiamo imparato a fare pruning soprattutto, cioè a ripulire le sinapsi che non ci servono, a far diventare tutto il circuito funzionante, funzionale. Se rimane così, rimane plastico per tutta la vita. C'è gente che a 20 anni non è più plastica, c'è gente che a 90 anni, io avevo, mio padre era un grande pediatra ed era un immunologo importante, abbiamo lavorato fino a 20 giorni prima che lui ci lasciasse. Per cui, per dire, è fondamentale quello che dicevamo stamattina, va allenato tutto questo, bisogna poterlo seguire. Noi abbiamo la possibilità di capire cosa produce le metilazioni di cui si parlava stamattina, queste sono tutte metilazioni aberranti se la madre fuma durante la gravidanza. Noi possiamo vedere cosa succede con le piccole dosi di alcol, noi possiamo dare i biomarcatori. Se riusciamo a dargli per tutta la vita, ogni tanto per far capire cosa sta succedendo, meglio. Le infiammazioni di cui parlava Marco stamattina. Le infiammazioni significa che le citochine, per esempio nella prima fase della vita, l'abbiamo visto poco fa, sono pseudomorfogeni, se anziché essere le citochine corrette che abbiamo usato per milioni di anni per proliferare, per migrare, arrivano quelle infiammatorie che sono diverse, sul piano proprio almeno del folding, alcune volte addirittura della sequenza. Quindi l'endometriti, l'endometriosi banale, sono pericolose per quello che è per esempio il feto, non c'è infiammazione, non c'è patologia del disturbo del neurosviluppo, malattia neuropsichiatrica maggiore, questa è la schizofrenia, in cui non ci sia una fase infiammatoria, diciamo precoce, abbastanza precoce. Ovviamente tutte le sostanze che possono dare questo tipo di reazioni, per esempio quando vi dicono l'inceneritore, beh, noi abbiamo scusate, io le dico le cose perché poi spero che non ci sia nessuno che abbia interessi con l'inceneritore che di Pavia, di Milano. L'inceneritore produce metalli pesanti, particolato ultrafine, quantità enormi di queste sostanze. Queste sostanze, non, gli effetti non possono essere valutati contando i morti e i feriti nei primi anni, perché i morti e i feriti noi li vedremo fra 20 anni o fra 30 anni, capite qual è il problema? Quindi l'epidemiologia, se non tiene conto dei veri meccanismi di cui stiamo parlando, non serve a niente. Capite? Allora, se tutto questo è vero, e questo vale per i policlorobifenili, vale per i pesticidi che sono in tutte le catene alimentari, quello che stiamo vedendo è il prodotto di 30 anni fa. Cosa vedremo fra 20 anni se non cominciamo a prendere un minimo di cautela e di risposte sensate? Che cos'è il particolato ultrafine? Questo è un capello, questo è un granello di sabbia, questo è il PM10, lo vedete il PM10 di cui vi parlano tanto? PM10 rispetto a un capello è questo, ma se voi volete sapere cos'è l'ultrafine, voi dovete immaginare, questo è il PM10, questo qui lo ingrandite e trovate il 2,5. Dopodiché dividete questo per 25 volte e avete lo 0,1. Sta dilagando nelle città, sta dilagando intorno agli inceneritori, nessuno lo controlla,
non si può controllare, non è vero, si può anche, certo costa un po' di più, ma soprattutto non lo si vuol fare. Allora questo passa tutte le barriere biologiche, passa la barriera ematocerebrale, passa la placenta, passa la membrana plasmatica e passa la membrana nucleare. Ancora una volta, è elementare Watson, lo vogliono sentire? Diteglielo. Ancora una volta io vi chiedo perché sono qua, perché siamo qua tutti? Perché dobbiamo cercare di farlo capire a quelli che non vogliono ascoltare. Se nelle aree di grande traffico veicolare abbiamo raddoppio dei casi di autismo, è per questo. Se noi vediamo, e questi sono studi che hanno fatto epoca, avrebbero dovuto portarli addirittura, non dico nelle scuole, ma insomma sì, nelle scuole i genitori e gli insegnanti sì. Questi sono studi che fanno vedere come il particolato ultrafine passa attraverso il nervo olfattivo, riempie l'ippocampo, riempie l'area frontale. I cani delle grandi città come Nuova Delhi, siete mai stati a Nuova Delhi o Città del Messico? Io sono stato a febbraio per un congresso, non andateci a Città. Nuova Delhi è the day after, 24 milioni di anime che corrono tutto il giorno con delle macchine sgangherate, bruciano nafta, non si respira più, ma immaginate cosa succederà ai loro figli e nipoti e nessuno li ferma. Città del Messico, i cani hanno l'Alzheimer, i ragazzi che muoiono per incidenti hanno l'Alzheimer. L'Alzheimer sta diventando una patologia persistente e cronica per 50-60 anni da quelle parti. Se andiamo avanti così, fra poco, capite perché quel grafico mi fa rabbia? Perché queste cose sono uscite nel 2003. Sappiamo tutto di quello che... Questo non è una battuta, l'Alzheimer è una malattia pediatrica, capite? E allora il follow-up da fare continuamente, capire come bisogna interferire. L'ultimo dato sull'inquinamento sono i campi elettromagnetici. Anche qui non entro nei dettagli, vi dico soltanto che noi abbiamo ottenuto, grazie a una lettera del 2010 firmata da centinaia di ricercatori, che la IARC definisse cancerogeno probabile, ma poi è diventato possibile. Questo succede negli uffici di alcune istituzioni importanti, ed è totalmente diverso. Cancerogeno probabile significa che ci sono prove perché probabilmente sia cancerogena, e le prove le abbiamo. Possibile significa pochissimo. E allora di fatto comunque noi stiamo esponendo a un cancerogeno possibile tutti in maniera sempre più significativa. Questo è il grafico che fa vedere come sono aumentati i campi elettromagnetici di frequenza 902,5 GHz in tutte le città. Guardate, 2006-2009, sta aumentando così. Cioè l'aumento è compatibile con la natura, soprattutto in una fase come questa, in cui quell'esposizione va a interferire esattamente lì dove non dovrebbe? E allora adesso faccio riferimento a quello che diceva Pier Giorgio stamattina. Cosa succede? Succede che ci siamo dimenticati che i campi elettromagnetici endogeni da milioni di anni permettono alle cellule, grazie al modo in cui comunicano tra di loro, e il genoma stesso comunica mediante campi elettromagnetici, non è solo un'informazione biochimica. Prendete come esempio quello che è un vecchio esempio che conoscete tutti. Tagliate una zampa, scusate, è brutta, una salamandra. La salamandra se la ricostruisce la zampa. Noi abbiamo perso questa capacità, ma come se la ricostruiva la zampa? Usando campi elettromagnetici endogeni, perché di fatto vedete che la regione depolarizzata che si crea qui determina un cambiamento totale della biochimica dell'espressione genica. Così funziona, ma del resto noi lo facciamo. Se voi andate a vedere una ferita, una frattura con certi campi elettromagnetici, guarisce prima. Ma se è così potente, perché agisce sull'epigenoma delle cellule, quindi lo sanno, quindi non possono far finta di non saperlo. I segnali bioelettrici stanno diventando sempre più importanti regolatori del comportamento cellulare. Proliferazione, apoptosi, migrazione e differenziazione cellulare sono regolate da campi elettromagnetici endogeni. Quindi chi mette campi elettromagnetici esogeni che sono in conflitto con quelli endogeni lo sa. Non ci dicono che non lo sanno, lo sanno. Per cui cosa vogliono ottenere? Non lo so. Io so soltanto che la figura che dobbiamo imprimerci nella mente è questa. Quello che sta succedendo è che stanno interferendo lo sviluppo del feto, del bambino. Noi l'abbiamo scritto. Cos'è stato il risultato di questo articolo su Child Development qualche anno fa? Una marea di letteratura spazzatura. Nessun commento su PubMed. Una marea di letteratura su Baltimore Sun, su giornali di questo tipo, che ci hanno dato degli allarmisti pericolosi. Eppure noi abbiamo visto che se mettiamo le cellule, i fibroblasti umani in coltura, esposti a frequenze 800-1900 MHz, dopo 7 minuti cominciano a esprimere proteine dello stress e a muovere sequenze mobili.
Abbiamo visto che le cellule embrionarie sono quelle più sensibili, ovviamente, l'abbiamo visto fino adesso, e le cellule staminali idem. Abbiamo visto che esporre un bimbo così a questo tipo di frequenze è una follia. Ditelo alle mamme, perché non glielo dicono, diciamoglielo noi, ma diciamoglielo veramente alle scuole, a tutti. Questo è l'altro eroe o antieroe, ve lo ricordate, il più famoso spermatozoo della storia del cinema, perché anche lui di fatto è continuamente esposto e trasmette una serie di cambiamenti, si chiamano copy number variants, che si formano nello spermatozoo e nei gameti e che vengono trasmessi nella generazione. L'ultimo dato, sicuro, ma lo sapeva Goya. Lo sapeva Anna Freud, lo sapevano tutto, che tutto quello che succede nella prima fase della vita ci marca per tutta la vita. Lo sapevano. Adesso noi abbiamo soltanto trovato i meccanismi. Perché se noi pigliamo questa topina in gravidanza, c'è un'amica sadica che fa queste cose, ora ve la faccio vedere, ma è simpaticissima. No, non ce l'ho messa la foto, mi spiace. Vabbè, ma è importante. Si chiama Isabella, ho finito. Cinque minuti, va bene. Se voi pigliate questa topolina in gravidanza, le buttate sopra acqua fredda, bruttissimo che si facciano queste cose, ma cosa succede? Che non riesce più ad accudire i suoi cuccioli. I cuccioli nascono in stato di stress, vivono così tutta la vita. Ma la notizia buona qual è? Che noi sappiamo qual è il gene che viene metilato, che è un recettore di glucocorticoidi, e sappiamo che se noi le affidiamo questi topolini, subito però, dopo la nascita, a una balia, questi guariscono. Non nel senso solo clinico, sintomatologico, ma nel senso che si apre il gene, la metilazione se ne va. Capite potenza dell'epigenetica se la usiamo bene? Allora, se tutto questo è vero, non ci dicano più, come ha detto, nome e cognome, poi ve lo dico in segreto, un famoso biologo italiano, vabbè, voi fate gli esperimenti sui topolini, non è detto che succeda nell'uomo. Quando gli servono i topolini per studiare i farmaci, li usano. Se noi li usiamo, ci dicono che non serve. Guardate che non è vero, perché nei suicidi, negli Stati Uniti, che hanno subito situazioni di drammatica violenza eccetera, c'è la stessa marcatura epigenetica che c'è nei topini, capite? Da milioni di anni. La cosa drammatica è che addirittura nei sopravvissuti di Auschwitz troviamo le stesse marcature epigenetiche che si trasmettono da una generazione all'altra. È tutta epigenetica ed è tutta reversibile, se si vuole. Però questo significa che quando si... Ecco, questa qui è la mia amica, pensavo di non averla messa, però è bravissima, voglio dire, sembra un pochino sadica perché fa queste cose ai topolini, ma grazie a lei le abbiamo capite, se no non le potevamo capire. Allora, questo è il microbioma, salto, perché vi voglio dire due sole cose in questi ultimi 4 minuti. Una, un minuto, è cellule staminali del latte materno. Il latte materno è pieno di cellule staminali, passano attraverso la parete gastroenterica del cucciolo appena nato, vanno nei vari tessuti, si trasformano in neuroni e in glia. Quindi quando io ho detto all'ultimo direttivo della Società di Pediatria Sociale a Napoli che è un atto criminale non dare il latte materno, mi sono fatti molti amici. Tutti i miei colleghi erano contenti, ma è così, è un atto criminale non dare il latte materno quando non c'è. Spiegare l'importanza di tutto questo, guardate gli studi con la parola epigenetics come sono cresciuti dal 97 in poi, guardate gli studi con la parola autism and epigenetics, guardate gli studi sul microbiome, che come sapete tutti è il più importante modulatore epigenetico nei primi anni di vita, guardate gli studi sugli interferenti endocrini, guardate la data in tutti questi grafici, è sempre la stessa, 97, 97, 97. Anche questa è epidemiologia. Allora, se questo è vero, è veramente, vi salto la letteratura e vi faccio vedere l'ultima cosa. Cosa significa quindi? Come si può spiegare? Se vi interessa, abbiamo appena scritto un libro su questo con Daniela Lucangeli, che è ordinario di psicologia all'Università di Padova. Da 5 anni lavoriamo su questo, abbiamo finalmente pubblicato un libro con Mondadori. Il capitolo terzo è tutto su quello che vi sto raccontando. Quindi trovate la gran parte delle notizie che vi ho detto. Credo che si trovi ancora, anche se era andato subito esaurito, ma credo che sia di nuovo in vendita. Vi salto i dati sulla diagnosi precoce, vi dico solo che si può fare. Vi voglio dire solo una cosa per collegarmi a quello che diranno i colleghi successivi. Qual è la storia vera allora, quando vi dicono che ci sono dei danni genetici, che il genoma cambia anche nella sequenza, ma non perché ci sono danni che si ereditano, che danno poi cancro e malattie, eccetera. Ma perché l'epigenoma, pian piano, può essere educato da informazioni positive come queste, per esempio certe musiche, ma certe musiche, non tutte le musiche. Quando Woody Allen diceva, io se sento Wagner ho voglia di invadere la Polonia,
ricordate? Se voi volete bambini che abbiano voglia di invadere la Polonia, fategli sentire Wagner durante la gravidanza. Se voi volete bambini che sono contenti, felici, giocano, fategli sentire Mozart. Non è una banalità, è vero. Ma lo dico solo, quasi scherzando, ma lo dico perché è importante, e questo era un post-scriptum, ma accenno proprio per i colleghi che devono continuare. Qual è il modello su cui dobbiamo lavorare insieme? Il modello è Natural Genetic Engineering. Il genoma sa fare ingegneria genetica, non fa mutazioni stocastiche. Questa parola non ne possiamo più. Riesce a fare ingegneria genetica grazie a tutta una struttura che è il 48% del DNA, che si chiama mobiloma, sono i retrotrasposomi, si muovono, cambiano, tutto su base epigenetica. Quello che noi troviamo grazie a questo meccanismo meraviglioso è che linfociti e neuroni accumulano migliaia di mutazioni utili. Capite qual è il problema? Noi troviamo, e questo è Science 2015, che non c'è neurone che non abbia 1500-2000 mutazioni della sequenza del DNA. Non è vero che sono causa delle malattie. I neuroni non fanno neanche cancro. Aumentano i tumori cerebrali, ma sono i gliomi, i meningiomi e gli astrocitomi. Quindi non è vero. Le mutazioni sono utili quando servono e non vengono indotte in modo non corretto. Allora, per finire, questo significa che il DNA, sì, è in parte un'antenna, come diceva Pier Giorgio, ma è anche più di questo, perché quello che succede è che il DNA è in grado di portare l'informazione. Se ci sono 30 miliardi di neuroni e non ce ne sono due che abbiano lo stesso DNA, neanche come sequenza, è perché i neuroni dialogano attraverso tubuline, citoscheletro e DNA che entrano in diverse vibrazioni e risonanza. Questo all'interno di un modello di ologramma che vale per l'universo, ce l'hanno detto gente tipo Planck, tipo Eddington in maniera ancora semplice, ma se voi andate a trovare questo genio, e ve lo trovate anche nei libri divulgativi come quelli di Teodorani, voi trovate che David Bohm, questo David Bohm era un grande fisico americano, perseguitato lungamente a sua volta con la scusa che era comunista, se n'è dovuto andare prima in Brasile e poi in Inghilterra. Quest'uomo aveva descritto tutto quello di cui sto dicendo, cioè aveva detto esistono due livelli di realtà, uno si chiama mondo implicato, l'altro mondo esplicato, è Platone, però è Platone in matematica e fisica teorica attuale, cioè il mondo implicato che noi non vediamo, che è la gran parte, che è il vuoto quantico, chiamatelo come vogliamo, è la fonte vera dell'informazione, dirige gli eventi, non c'è niente di casuale, non c'è niente di stocastico, tranne che nel cervello di quelli che non vogliono capire.